lascio un fiore mi riprende la mia vita, diceva Simonetta Spiri. A un chilometro da Dio sono le 18:10 minuti e come vi avevo preannunciato in apertura di puntata è venuto a trovarci un ospite. Si tratta di Daniele Berro. Ciao Daniele, buon pomeriggio. Ciao, grazie. È la prima volta, no? Io penso che è la prima volta che tu vieni qua. Sì, è la prima volta qui negli studi, anche se 2 anni fa avevamo già fatto un'intervista durante il festival di Sanremo. Una telefonica. Allora, senti, Daniele Berro di Bordighera, giovane imprenditore di Bordighera, è venuto qua per parlarci di questo spettacolo che ci sarà dopodomani, il 22 gennaio, giovedì 22 gennaio al Palazzo del Parco di Bordighera, con protagonista... No, non è il Palazzo del Parco, ma è qui a Sanremo, al Teatro del Casinò. Ma cioè, pensa che errore pesante. Che... al Teatro del Casinò. Al Teatro dell'Opera del Casinò, sì, di Sanremo. Sì. Io guarda, veramente, cioè, chiedo scusa, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, dopodomani, 22 gennaio, ore? Ore 21, inizio dello spettacolo, però da essere lì un po' prima. Per le 20:30 che apriremo le porte con l'accoglienza da parte della reception che verrà fatta dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Fantastico, quindi l'Istituto Alberghiero di Arma? Sì, di Arma. Cioè, adesso sto attento a quello che dico. Allora, lo spettacolo si intitola Mi hanno rimasto solo, cioè volutamente un errore di grammatica, perché? Perché il protagonista è Michele La Ginestra. Spiegaci tu, Daniele, chi è Michele La Ginestra? Beh, allora, Michele La Ginestra è un attore sia televisivo, anche cinematografico, e dove ha lavorato in Rai con... È un cabarettista, cioè un comico. È un comico già di partenza, sia comunque nella sua carriera e poi inoltre al settore televisivo e cinematografico, anche teatrale, dove ha 2 spettacoli suoi, uno dei quali è Mi hanno rimasto solo, che giusto appunto ci sarà giovedì. Quindi c'è solo lui sul palco, è un monologo, cioè un one man show, praticamente, chiamiamolo così, no? Di questo Michele La Ginestra. E come nasce l'idea di promuovere e di portare in scena questo spettacolo? Allora, è nata la cosa dal fatto che Michele doveva avere una serata al Centrale. Sì. E Veronica Rudian, la pianista di Bordighera, era in contatto con lui ed è venuta a sapere del fatto che la serata gli è stata annullata. Sì, magari è cambiata la data, sì, oppure... Proprio annullata, sì. E quindi da lì ci è venuta l'idea di organizzargliela noi proprio nel periodo in cui gli era stata annullata, ed era proprio questo mese di gennaio. E da lì abbiamo incominciato proprio a vedere tutte le possibilità per poter dare un ok sia alla manager di Michele, Clotilde, e poi per ovviamente gli ok al teatro, cioè, tutta l'organizzazione, la realizzazione dello spettacolo. Assolutamente. Hai detto Veronica Rudian è una giovanissima pianista di Bordighera, che è molto apprezzata in Italia ma soprattutto all'estero. Lei collabora e fa parte di questo spettacolo? Sì, collabora. Voglio ricordare che la serata sarà patrocinata dall'UNICEF, la quale lei è una testimonial, e pertanto suonerà dei brani durante la serata. Bene. E poi scoprirete la sera stessa. Benissimo, c'è di mezzo l'UNICEF, c'è di mezzo una giovane pianista di qua, c'è di mezzo un importante, un affermato attore emergente come Michele La Ginestra, e c'è soprattutto di mezzo il ricavato va... all'UNICEF. Finalizzato tutto alla beneficenza. Finalizzato, sì, in beneficenza. Che cosa avete altro in mente voi, tu e i tuoi collaboratori del tuo management? L'impresa di Berro & Co. è composta da me, Daniele, e Mauro Bonadonna, che è il tecnico che si occupa delle riprese, della post-produzione, queste... le cose tecniche, e andiamo ad organizzare giusto appunto questi eventi. Poi organizziamo anche delle sfilate, organizziamo
seguiamo delle, le produzioni di film, andiamo anche a creare video musicali, tutto quello che dove include la videocamera e la fotografia. Va bene, allora io ti ringrazio di esserci venuto a trovare qua nei nostri studi in Piazza Colombo e ti ringrazio Daniele Berro e vi voglio ancora ricordare, allora l'appuntamento è per dopodomani sera, giovedì 22 gennaio alle ore 21, ma è meglio arrivare un po' prima, così conosciamo, conoscete, potrete conoscere un po' tutti quanti, con lo spettacolo Mi hanno rimasto solo a cura dell'attore Michele La Ginestra in collaborazione con Veronica Rudian e soprattutto con il patrocinio dell'UNICEF. Sì, sì, giusto. Grazie. Okay, grazie. Grazie a te. Grazie mille, grazie. Adesso che cosa ci sentiamo? Jordi Robin Schulz, il tuo DJ preferito.